Buonasera a tutti, salve, 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 salve. Ok, allora la canzoncina si sentiva una chiavica, però poi nella registrazione sicuramente si sentirà meglio visto che registro tutto dal vivo. Allora, buonasera a tutte, buonasera a tutti, vecchi e nuovi partecipanti ai webinar. E vi do il benvenuto a questo primo webinar della settimana legato ad InDesign. Purtroppo sì, Rosaria, in realtà fino a 10 minuti prima di iniziare non avevo nulla, ma la legge di Murphy è sempre valida e quindi è partita un po' così. Allora, innanzitutto scusate se abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma pochi minuti prima di inviare l'email se n'è andata un attimo la connessione, giusto quei 10 minuti prima di inviare l'email, e quindi non ero riuscito nemmeno a caricare il documento online per lo screen sharing. Allora, primo appuntamento della settimana legato a InDesign, una settimana abbastanza particolare, già che per la prima volta seguiremo tre webinar, non uno, non due, ma ben tre webinar, dedicati a questo programma, ad InDesign. Perché ho scelto di lanciare tre eventi e non uno e non due, a differenza del passato? Semplicemente perché, in effetti, quando abbiamo incontrato InDesign nei mesi passati, se qualcuno non sente, eventualmente provi a riaccedere. Aspetta, lo scrivo per Roberto. Eccomi qui. Dicevo, in passato quando abbiamo parlato di InDesign, in effetti ci siamo accorti che... sì, aspetta, vediamo se c'è qualcosa di aperto. Ma non dovrebbe esserci nulla di aperto, quindi... Sì, probabilmente, come vi dicevo, è già da un po' che ho qualche problemino con la mia connessione, che sto cambiando, fra l'altro, non a caso, quindi... avevo rischiato stasera, vista la mancanza di connessione, di non poter proprio tenere il webinar. Cerco magari di parlare piano, poi se eventualmente qualcosa non si... Esatto, Lisa. Qualcosa non si capisce, magari... ecco, me lo dite, me lo segnalate, ok? Dicevo, quando in passato abbiamo affrontato il tema InDesign, lo abbiamo fatto solitamente in un doppio appuntamento, ma in effetti, considerando che è un programma molto vasto, molto ricco di risorse, ci siamo sempre trovati a non poter affrontare tutti gli argomenti, perché del resto è anche normale dover rispondere alle vostre domande, e trattandosi di un software così ricco, così complesso, tra virgolette, poi scopriremo che è molto più semplice di quanto non si immagini, inevitabilmente restava sempre, ecco, qualche argomento da affrontare. Così ho pensato di dedicare un'intera settimana e affrontare InDesign nella sua interezza, discutendolo con voi fino all'appuntamento di venerdì. Vi ricordo, perché ho letto prima qualcuno che scriveva qualcosa in merito, che tutti i webinar iniziano sempre alle 7 di sera. C'era stato un piccolo refuso all'interno diciamo, dei primi giorni di registrazione, e in realtà forse qualcuno, diciamo, si è registrato pensando che fosse all'1 di pomeriggio o alle 2 di pomeriggio. Era semplicemente un refuso. E tutti i webinar sono sempre alle 19, iniziano sempre alle 19, quindi se qualche volta capita che magari si legga, ecco, un orario diverso, date un'occhiata magari all'immagine di accompagnamento che
è di solito quella più, tra virgolette, sincera, cioè nel senso che la data alle volte sulla piattaforma viene presa un po' male, scatta o non viene memorizzato l'orario giusto, d'accordo? Sì, Beppe, ma era un errore che poi mi ha fatto notare qualcuno di voi quando ho creato l'evento, evidentemente non ha preso bene, diciamo, l'orario e non so perché ha impostato in automatico quello dell'una di pomeriggio. Vale sempre le 19. Detto questo, di cosa parleremo stasera? Essendo il primo appuntamento, chiaramente partiremo proprio dalla base. Lo scopo di queste tre lezioni è quello di offrire una panoramica completa sulle funzionalità di InDesign. Quindi, avendo tre lezioni a disposizione, cercheremo di affrontare non solo le funzionalità di base, quindi davvero i primi passi all'interno del software. Andremo un po' avanti con la lezione di giovedì, scoprendo degli strumenti addizionali, e nella lezione di venerdì, in realtà, pubblicheremo insieme una sorta di progetto tutorial, chiamiamolo così, che ci permetterà di mettere direttamente in pratica insieme sia le nozioni apprese che qualche trucco addizionale, trucco tra virgolette, qualche strumento addizionale che ci permetta di gestire InDesign in maniera professionale, cioè finalizzando il file sia lato web che lato stampa. E cercheremo anche di capire perché InDesign è considerato un programma così importante. Tra poco ne parleremo. Prima di iniziare, vi do la possibilità, se qualcuno ha qualche domanda sui webinar o sul loro contorno, di esprimersi in questa sede. Cioè, ecco, se volete qualche domanda non tanto relativa all'argomento quanto ai webinar in generale, o volete chiedere qualcosa, questo è il momento. Così iniziamo subito e partiamo, insomma, con la nostra lezione. Quindi qualcuno vuole dire qualcosa, fare qualche domanda? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Vi ricordo, tra l'altro, in realtà Renato, allora, considera che noi seguiremo in pratica il programma quello classico che troverete nelle slide allegate a questo tipo di webinar già da domattina. Oggi lavoreremo in versione screen sharing per lo più, cioè vi farò vedere in pratica direttamente come si lavora all'interno di InDesign, esplorando insieme il layout. Per questo corso base c'è una guida abbastanza completa che è un PDF che è stato strutturato direttamente sul file di esempio che vedremo insieme. Quindi da domattina già troverete una lista, insomma, completa di tutti i passaggi che vedremo insieme. Per la registrazione, vi ricordo per chi non lo sapesse che ogni webinar è registrato. Ci sarà ancora da aspettare qualche giorno perché, come sapete, ho convertito un po' tutti i webinar da caricare su YouTube. A breve riuscirò ad aprire il canale su YouTube dove troverete ogni singolo webinar spezzato in due tronconi, primo e secondo tempo, e da lì potrete poi scaricarli. Sì, Alessandro. Vediamo, Laura. Avevo mandato un messaggio alla pagina Facebook ma non ho ricevuto risposta sul funzionamento delle pagine Facebook gestite. Mi sembra di averla letta, Laura, ma sicuramente mi sarò dimenticato di risponderti. Se me la riscrivi, sì, è meglio. Lara, volevo capire se c'era un modo di vedere i video in streaming senza collegarsi online, quindi scaricandoli. Ma in realtà, Lara, la conversione in video versione YouTube serve proprio a questo. Cioè, una volta che ci sarà il canale su YouTube, attraverso YouTube ci sono diversi modi per scaricare i video che io carico. Quindi insomma, a quel punto io li carico su YouTube, a voi poi ingegnarsi, ma ci sono tanti modi diversi per scaricarli direttamente sul vostro computer. Ah, ok. Perfetto. Ok, solo un appunto. Allora, come dicevo, tutti i webinar sono in italiano, anche perché, benché io conosca benissimo l'inglese, come tutti voi sapete, io l'inglese lo capisco benissimo, lo parlo benissimo, poi sugli inglesi che non mi capiscono, ma è un problema loro. Quindi ho preferito comunque utilizzare solo la lingua italiana. Però i software che io utilizzo all'interno dei webinar sono sempre in lingua inglese. E la mia è una scelta precisa, già che, come probabilmente molti di voi sanno, tantissimi software, anche piuttosto validi,
Oggi non sono sempre disponibili in lingua italiana. InDesign sì, ma per scelta, per una mia educazione personale, da sempre io ho acquistato le licenze dei prodotti Adobe e di altri software sempre in inglese. Però chiaramente nell'esposizione delle voci di menu vi darò ovviamente insomma tutti gli strumenti per capire come si chiama la voce in italiano. Insieme comunque cercheremo di capire come utilizzare il layout e trovo, questo è il consiglio che do a tutti i miei allievi, trovo più importante in realtà aver confidenza con i software in lingua inglese perché? Perché la maggior parte dei tutorial migliori, delle istruzioni, delle informazioni che troviamo in rete non sono in italiano. E allora nella traduzione di alcune voci, leggendo magari un tutorial in inglese, può capitare che ci si perda un po'. Così anni fa, l'ho detto un po' per mia educazione personale, un po' per, come posso dire, per aiutare materialmente i miei allievi su queste risorse in lingua originale, decisi di non acquistare mai le licenze in italiano, ma sempre in inglese. Però, come ho detto, non vi preoccupate, dove eventualmente citeremo tante voci, le tradurremo anche in italiano in tempo reale. Allora, fatemi leggere la domanda di Laura. No, no, Laura, ti dicevo se me lo puoi mandare su Facebook, perché se ne parliamo qui, altrimenti usciamo fuori sede, cioè fuori argomento. Io trovavo problemi con After Effects. Che cosa intendi, Carlo, riguardo la traduzione italiano-inglese? Ah, ok. Sì, no, ti ripeto, in realtà. Io capisco che effettivamente la volontà ma della maggior parte degli utenti, anche quando ad esempio vincono la suite Adobe, vi ricordo che c'è attualmente in corso un contest che si concluderà il 21 dicembre prossimo, che vede in palio delle suite Adobe fino ad un totale di 2.100 dollari, che significa che potete prendere tre delle suite esposte, molto ricche, quindi un bel premio. Esatto, se qualcuno ha il link mi fa la cortesia di metterlo a disposizione per tutti, ma poi riceverete una newsletter domani relativa a questo tipo di situazione. E ho notato che la maggior parte dei vincitori sceglie sempre la lingua italiana. A mio parere è un errore, perché è vero che magari non si conosce granché l'inglese, ma non aver familiarità con determinati termini in lingua originale ci limita tantissimo. Soprattutto perché, come dicevo, moltissimi tutorial, i migliori, perché poi sono quelli che ovviamente i più numerosi in rete, o magari i migliori canali distributivi, ce n'è uno per InDesign che vi offre una marea di trucchi settimanalmente, si tratta proprio di trucchi, cioè indicazioni su come accorciare il flusso di lavoro, come migliorarlo, eccetera, sono tutti contenuti in inglese. Ed è matematico che poi ovviamente l'allievo abituato alla lingua italiana trovi un po' di confusione nel seguire questo tipo di input in lingua originale quando è il software in italiano. E poi ve lo passerò domani insieme a questi contenuti, Beppe. Anche perché durante la settimana, ecco, poi vi spingerò. E quello in Design Secrets è uno di quelli, Albertocchio, Albe. E ce n'è però anche un altro che è molto simile. Quindi nulla, semplicemente per concludere, quindi tenete conto che è una scelta precisa e vi stimolo a seguire la stessa logica, se insomma può esservi utile saperlo, questa è la scelta che ho fatto io. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Allora, prima di iniziare con il live streaming del mio InDesign dal mio computer, è importante, grazie Albe. Eh sì, se voi avete dei link comunque legati a InDesign che volete eventualmente rigirare, passateli. Questo da InDesigner.com? No, non è questo, infatti. Quello di cui parlo io, insomma, settimanalmente rilascia tutta una serie comunque di novità, tutorial, quindi è sempre attivo. ok. Allora, dicevo, prima di iniziare con live streaming, cerchiamo bene di capire. Perché InDesign è un software così importante? Leggevo che ne parlavate poco fa mentre eravamo in pausa anche tra le vostre fila. Diciamo che esiste un po' di confusione rispetto alle necessità che stanno dietro al software considerato il caposaldo all'interno del nostro ambiente
o meglio, comunque la punta di diamante delle conoscenze di un grafico moderno che lavori per esempio all'interno di un'agenzia di comunicazione. Allora, normalmente il grafico è sempre stato abituato a utilizzare Photoshop, questo lo sappiamo, e abbiamo scoperto nel tempo che purtroppo, devo dire purtroppo, moltissimi grafici attraverso Photoshop fanno di tutto. Integrano il testo, creano le locandine, creano bigliettini da visita, insomma ci fanno di tutto. È un errore, giacché Photoshop è un programma sostanzialmente di gestione delle immagini e benché abbia tantissimi strumenti al suo seguito, la sua destinazione è quella della manipolazione delle immagini, il che significa che non dobbiamo considerarlo come uno strumento singolo che va bene per tutto, ma come uno strumento a cui associare qualcos'altro per finalizzare i nostri progetti. Molti grafici riescono effettivamente ad andare oltre a Photoshop e passano in Illustrator e cercano di lavorare insieme ai due programmi in simultanea, e cioè creano la parte grafica vera e propria, la manipolazione delle immagini, lo scontorno di un soggetto, la valorizzazione cromatica delle foto e così via, le importano all'interno di InDesign. Scusatemi, di Illustrator, e all'interno di Illustrator iniziano a costruire il loro progetto grafico, flyer, brochure, dépliant, tutto quello che possiamo immaginare. E in effetti è già questo un sentiero più accettabile, giacché Illustrator è un programma che ci permette di. Sì, è normale Stefani, ancora non abbiamo iniziato lo slideshare. Dicevo, Illustrator è un programma di gestione vettoriale che ci permette di fare tutto quello che Photoshop non è in grado di arrivare a considerare. Ne abbiamo parlato quando abbiamo affrontato il tema della stampa, delle serigrafie, ma ne abbiamo anche parlato quando abbiamo, per esempio, affrontato la tematica della creazione dei loghi. Perché Illustrator è un programma di gestione vettoriale, cioè ci dà la possibilità di generare dei file che sono nativamente molto più flessibili rispetto alla semplice gestione delle immagini. Mi riferisco ovviamente alla gestione vettoriale, che significa poter creare da zero elementi che non sono comunque stati acquisiti da una macchina fotografica, da uno scanner e così via. La differenza sostanziale tra Photoshop e Illustrator era questa. Poi, ovviamente, dietro c'è un intero mondo, anche di discussioni, su ciascuna, caratteristica dei due software, però la logica di base di un grafico è con Photoshop manipolo le immagini, con Illustrator impagino. Fino a qualche tempo fa, diciamo fino a un 4-5, sì, 4-5 anni fa, a un certo punto il grafico che utilizzava Photoshop e Illustrator era quasi obbligatoriamente spinto a dover considerare altri software. Perché? Perché in effetti in Illustrator noi potevamo creare dei progetti dotati ad esempio di più ante, immaginatevi un pieghevole con 8 facciate. Il punto è che arrivava sempre a un certo punto la necessità di poter gestire ad esempio l'elemento testo, che è fondamentale, con degli strumenti un po' più avanzati. Photoshop ci offre qualche strumento basico, Illustrator già va più avanti, quindi va un po' oltre, e ci dà la possibilità di gestire i contenuti testuali e di lavorare con i caratteri, per esempio, ad un livello già diverso, ma si sbatteva un po' contro le limitazioni di Illustrator e molti grafici in pratica implementavano dei plugin per avere la possibilità di gestire all'interno di Illustrator la cosiddetta multipagina, cioè la cosiddetta gestione multipagina. E così facendo, in effetti riuscivano ad avere un software che ci permetteva di creare dei file interi all'interno di Illustrator. Adobe se ne accorse e dalla versione CS4 in poi addirittura integrato dentro Illustrator la gestione multipagina, cioè se andate in Illustrator potete creare quante artboard o tavole da disegno volete, che poi possono essere esportate come PDF sfogliabile. E fu un aiuto prezioso per i grafici.
Il punto è che però questo tipo di gestione va bene nel momento in cui abbiamo un certo numero di pagine limitate. Se per esempio devo progettare una rivista di 30-40 pagine, potrei utilizzare Illustrator e qualcuno lo fa anche, ma è inevitabile a un certo punto scontrarsi a quel punto con le limitazioni, in quel caso, della gestione avanzata del testo. Supponiamo per esempio, per capirci, di avere a che fare con una classica rivista, riviste come Computer Arts o simili, che tutti noi conosciamo. Dentro una rivista, seguitemi bene perché è importante capire la logica che ci spinge a utilizzare InDesign, dentro una rivista, quando la sfogliate, non avete a che fare con singole pagine grafiche create e poi impaginate in un secondo momento. Avete a che fare con un intricato sistema di impaginazione all'interno del quale troveremo, per esempio, dei layout di pagina ricorrenti, degli stili di carattere ricorrenti. Ad esempio, se prendete una qualunque rivista, vi sarà capitato di notare che i titoli diciamo, di ogni articolo possiedono di solito uno stile coordinato, cioè non trovate un titolo di pagina con un certo tipo di carattere, che ne so, Avantgarde 24 e il capitolo dopo con Futura 18. Sono tutti, ovviamente, sono delle scelte all'interno della rivista che creano il cosiddetto unico linguaggio visivo. In pratica è un modello che viene applicato all'interno viene applicato all'interno della rivista insieme a tutta una serie di scelte e soluzioni. Ora, come vi dicevo, farlo in Illustrator è possibile, ma fino a un certo punto. Anche perché Illustrator del resto non è stato concepito per creare, ad esempio, dei multipagina molto complessi. E lo scopriamo dalle limitazioni che abbiamo nella gestione, per esempio, del testo. Se attualmente vi sembra poco limitato Illustrator, cioè se a vostro avviso Illustrator non è così limitato, aspettate di vedere che cosa è in grado di fare InDesign e di capire la differenza. Ultimo passaggio per capire il perché arriva sulla scena InDesign. Nello scenario precedente, dove il grafico utilizzava all'interno delle agenzie di comunicazione Photoshop e Illustrator, si è inserito tempo addietro il programma che sicuramente molti di voi avranno sentito nominare, il famoso Quark Express. Che cos'era questo programma Express? Era un programma di impaginazione. Dedicato proprio alla soluzione di quei problemi, di quelle necessità che aveva chi produceva riviste, libri e quant'altro. Ecco, ad esempio, ho parlato fino adesso del caso della rivista, ma supponiamo il caso che ci venga commissionata una brochure di un centinaio di pagine, o anche meno, di 50 pagine, dove c'è un'immagine e poi tutto testo, un classico documento di presentazione. Farlo in Illustrator sicuramente lo potrei fare, ma dovrei, diciamo, ecco, lavorare con olio di gomito e cercare di raffinare ogni singola impaginazione mettendoci molto più tempo, ok? Nel caso invece di InDesign, anzi, prima di Express, che poi venne sostituito da InDesign, semplicemente perché Adobe, dopo la fusione con Macromedia, la vecchia gloriosa Macromedia, divenne un po', ebbe un po' il monopolio di mercato e in pratica impose, tra virgolette, InDesign al mercato. Express nel frattempo non riusciva ad andare a stare al passo e piano piano perse terreno. Oggi viene ancora utilizzato da alcuni grafici affezionati e lo ritrovate anche all'interno di agenzie che magari hanno preferito non spendere soldi per avere la suite, per così dire. A un certo punto, quindi, InDesign sostituì Express ed è lì che è nata poi la necessità per il grafico di utilizzare InDesign. Spiego perché. Al di là delle necessità tecniche, cioè della possibilità che ci viene data da InDesign di impaginare volumi di testo corposi o di creare degli sfogliabili, dei pieghevoli. Insomma, dei contenuti un po' più avanzati, InDesign oggi si presenta come il classico punto di arrivo del TRIS di software Adobe, e cioè
Oggi Adobe vi mette a disposizione questo tris di software potentissimi, Photoshop, Illustrator, InDesign, che sono leader di settore, quindi dettano un po' legge, e dialogano tra di loro benissimo. Il che non è qualcosa da sottovalutare, perché è chiaro, se è vero che, ad esempio, un progetto standard di impaginazione prevede sia l'elaborazione fotografica, sia l'elaborazione del testo e perché no di elementi vettoriali, sia l'impaginazione vera e propria, è chiaro che dovrò toccare questi tre software e se questi tre software sono della stessa famiglia, probabilmente interagiranno molto meglio. Per di più, già da qualche anno, InDesign ha iniziato ad orientarsi ad argomenti che vanno oltre la semplice carta stampata. Con InDesign si possono sviluppare progetti legati alla multimedialità. Potete creare, come faremo poi venerdì, un PDF multimediale che mentre lo sfogliate vi fa vedere, ad esempio, un video direttamente nel PDF. Oppure potete creare i cosiddetti file EPUB. Per chi non lo sapesse, si tratta di file settati in una certa maniera con un certo linguaggio di programmazione che ci permette di essere letti direttamente su software o device come il Kindle Fire, come i lettori di ebook e così via. Ma non finisce lì. Dentro InDesign esistono tutta una serie di strumenti e potenzialità che facilitano la vita. Una chicca per dirvi, un plugin che poi troverete nell'elenco che distribuirò a partire da domattina. Se viene da voi un cliente e vi dice ho scritto per esempio 40 pagine di Word e voi sapete utilizzare solo Illustrator, dovrete fare in qualche maniera un copia e incolla e riportare a mano nei box delle pagine di Illustrator tutto il testo in Word, giusto? Dentro InDesign, attraverso plugin, script, inserimenti aggiuntivi, vi basta un click e InDesign in automatico vi crea un nuovo file che contiene quel testo con il numero di pagine esattamente settato, cioè configurato, su quel documento che gli avete dato in pasto. E nel momento in cui inizio a ragionare su tutte queste possibilità, è chiaro che in qualche maniera iniziamo a capire che InDesign rappresenta davvero il punto focale, il punto di arrivo del nostro flusso di lavoro. E sì, in realtà Roberto, il plugin che ho citato è proprio free, se non ricordo male, perché comunque mi sembra di non averlo dovuto acquistare. Sapete che io i plugin craccati non ne utilizzo, quindi mi sembra di non averlo dovuto acquistare, ma di averlo trovato gratuitamente. È una specie di piccolo tool. No, ma poi guarda, se mi ricordo nella pausa, perché in realtà ce li ho già pronti questi elenchi, magari ve li passo. Ricordatemelo perché è matematico che me ne dimenticherò durante la pausa. Se me lo ricordi, volentieri lo cerco e ve lo passo da qua. E cosa stavo dicendo? Stavo dicendo, quindi, è normale, e non me lo ricordo così a memoria, Laura. Poi, poi magari gli do un'occhiata e ti dico. Quindi, sostanzialmente, stavo dicendo, quindi InDesign comincia a diventare uno strumento avanzato. Ultimo appunto, poi iniziamo con lo screen sharing. InDesign, capiamo un attimino bene cosa è in grado di fare. Fino adesso ne abbiamo parlato in termini di impaginazione e al massimo di esportazione multimediale, cosa comunque non da poco. Pochi sanno però che dentro InDesign innanzitutto avete degli strumenti di creazione vettoriale ispirati a quelli di Illustrator. Cioè, materialmente io posso generare degli elementi vettoriali come faccio in Illustrator all'interno di InDesign. È chiaro, non è la stessa cosa, per ovvie ragioni, Illustrator è completamente dedicato al tema, InDesign aggiunge queste funzionalità per convenienza. Ma se io già inizio a capire che dentro InDesign posso creare degli oggetti vettoriali, posso usufruire di alcuni effetti speciali, tra virgolette, nativi di Photoshop e di Illustrator per manipolare anche le immagini, inizio a capire che tutto sommato, quando devo creare un layout che poi andrà ad essere, diciamo, stampato, per esempio, potrebbe iniziare a convenirmi non creare più il tutto in Illustrator, ma magari generarlo direttamente in InDesign.
qualcosa da valutare e i motivi li scopriremo tra poco. Ripeto, adesso poi Emanuele leggo la tua domanda. Tenete conto che InDesign è un software molto più potente in rapporto rispetto al tema agli altri due e ci offre tutta una serie di strumenti per in qualche maniera soddisfare le necessità di qualsiasi progetto grafico. Fermo restando quello che ho detto, secondo me il grafico moderno deve necessariamente conoscere, non dico benissimo, ma sufficientemente bene, Photoshop, Illustrator e InDesign, in modo tale da avere la possibilità di affrontare qualunque progetto gli venga affidato in tranquillità, sapendo che, potendo lavorare sui tre software, saprà esattamente come migliorare il cosiddetto flusso di lavoro e ottimizzare anche i tempi, perché poi alla fine sta tutto lì, ok? Sì, anche quello, in effetti ho dimenticato di citarlo, ma in ambito web ormai i programmi Adobe non si limitano più all'utilizzo di Photoshop, Illustrator esporta per il web, ma anche InDesign ha tutta una serie di strumenti che ci aiutano tantissimo a generare questo tipo di file finali, cioè prodotti per il web. Fatemi un attimino risalire indietro, vediamo le domande. Aspetta, chi è che mi aveva chiesto? Ah, ok. Allora, Emanuele, io, Massimo, io spesso creo i volantini, quelli tipo Edo, Media World per intenderci. Esatto, e per esempio, Emanuele, quello che fa Emanuele è un'attività consigliabilissima perché la rapidità di impaginazione che trovate all'interno di InDesign rispetto ad Illustrator ci permette di guadagnare tempo. Questa cosa del guadagno del tempo, fra l'altro, la capiremo benissimo nel momento in cui parleremo degli stili di carattere. E vi farò proprio l'esempio del volantino della Eido, di MediaWorld, eccetera, eccetera, per capire dove sia il vantaggio tecnico reale. Dove lavoro lo fanno con Illustrator, di conseguenza mi sono adattato anch'io, ma non sarebbe meglio farlo in InDesign? Ah, ok, non avevo letto l'altra domanda, comunque sì, Emanuele. Oddio, ecco, tieni conto che in quel caso, per esempio, dipende anche da quante pagine hai a disposizione, ma io personalmente i cosiddetti queste brochure di prodotto le faccio sempre in InDesign proprio perché mi creo tutta una serie di stili predefiniti di carattere che sono quelli che utilizziamo per mettere il testo del costo gigantesco, per utilizzare degli stili addizionali e così via. Lisa, ok, questo ho risposto. Tieni però presente che spesso il cliente aggiunge 3.000 prodotti e stravolge tutto. Questo ovviamente rallenta di molto il lavoro e poiché nei devi modificare tutto manualmente non avendo la comunità di design nelle pagine mastro. Esatto, poi ecco il discorso che sta facendo Emanuele. Come vedremo tra poco, dentro InDesign esistono alcuni automatismi che ci facilitano la vita anche in sede di modifica del progetto. E diciamo che quando voi lavorate, non dovete pensare al fatto che siete in grado di procedere su ogni progetto con qualunque software a vostra disposizione. Il concetto non è saper utilizzare tutti i software, ma trovare il software che ci permette, nel minor tempo possibile, di produrre il progetto e anche di modificarlo al volo. E InDesign nasce intorno a questo tipo di concetto, cioè ci mette a disposizione gli strumenti necessari per creare un progetto grafico flessibile e manipolabile in qualunque momento. Ripeto, per adesso mi fermo a questa espressione, cioè al concetto di automatismi di lavoro. Piano piano poi vedremo di che cosa sto parlando. Non voglio buttare subito troppa carne al fuoco. Per adesso immaginatevi InDesign come un meccanismo che ingloba al suo interno i due meccanismi più piccoli, tra virgolette, Photoshop e Illustrator. Ok? E insieme lavorano al meglio per permetterci di esprimerci al meglio delle nostre possibilità, riducendo il tempo necessario. Piero, ma Fireworks per creare layout per siti web non lo usa nessuno. Guarda, io devo essere sincero, Fireworks me lo ritrovai all'epoca di Go Live, se non ricordo male, che era un programma che doveva, diciamo, contrastare Dreamweaver di Macromedia, quindi parlo veramente dell'alba delle suite di Adobe. Ma non mi è mai piaciuto, se devo essere sincero. Gennaro, ma considerando tutte queste cose che si può fare in design, Acrobat che valore ha? Attenzione, è giusta la domanda di Gennaro.
In realtà Acrobat non è un programma di creazione dei file, è un ulteriore passo in avanti nella gestione avanzata dei file. Voi con Acrobat non potete creare un file, disegnarci sopra e scriverci quello che volete. Non è un programma teso alla creazione pura e semplice, che poi magari ci siano ovviamente i modi di sfruttarlo in questo senso, è irrilevante perché sono ovviamente necessità che poi si avvicinano al programma per soddisfare le nostre richieste. Ma Acrobat sarebbe un po' come la finalizzazione del progetto creato con gli altri tre software. E molte delle funzionalità di Acrobat, anche se adesso Acrobat è diventato ancora qualcosa di ancora più avanzato, ma molte delle funzionalità di Acrobat sulla gestione del PDF, sulla gestione dei metadati, sulla gestione per esempio dei profili colore e quant'altro, avviene anche all'interno di InDesign. E poi lì ovviamente in fase di esportazione, argomento che affronteremo tra giovedì e venerdì, scopriremo che avere comunque delle nozioni di Acrobat ci può tornare molto molto utile. Non è un caso del resto che Adobe venda le cosiddette suite Adobe per l'appunto, per esempio la suite standard, inserendo il tris di prodotti Photoshop, Illustrator e InDesign accompagnati da Acrobat, ok? Perché è un po' la punta di, come posso dire, il passo finale per migliorare ulteriormente il progetto e gestire, smussare gli angoli per farlo arrivare in tipografia o altrove nella miglior maniera possibile. Esatto, Francesca, ripeto, piano piano capirete anche voi perché. Il trucco di InDesign, così poi iniziamo, il trucco di InDesign consiste nel cercare di sgombrare un po' la mente dalle dinamiche di Illustrator e Photoshop. Le difficoltà che si hanno quando si lavora in InDesign nascono proprio da lì, perché tra Photoshop e Illustrator, tutto sommato, la logica è praticamente quella. In InDesign, invece, l'approccio che dobbiamo utilizzare è un po' più ragionato, e cioè, dentro Photoshop e Illustrator, se dovete creare un file, voi aprite il programma e cominciate a creare quello che vi serve. Create la pagina, gli elementi grafici, buttate il box di testo da una parte, le forme dall'altra, le pennellate dall'altra ancora e così via. Dentro InDesign, invece, vi è richiesto un ragionamento a monte. Lo capiremo piano piano lavorando. Per adesso soffermiamoci a questa espressione. Ragionare a monte significa organizzare il progetto prima di lavorarci. Chi lavora in InDesign, in effetti, diventa molto più rapido ed efficace nella proposta, diciamo, dei suoi file, dei suoi progetti finali, proprio perché sa già che all'interno di InDesign avrà bisogno di una serie di contenuti preimpostati in una certa maniera e quindi cosa fa? È come se su un tavolo predisponesse tutte le cose che dovrà utilizzare nella rivista, poi utilizza InDesign, preparando il file di lavoro in previsione dei file che ci, del rest, del, di altri contenuti che ci butterà dentro e alla fine con pochi clic unisce e collega ogni singolo elemento, sapendo che Illustrator lo agevola, lo aiuta in questa fase, ok? Serve proprio per impaginare, sarebbe impossibile con gli altri software. Impossibile del tutto, Silvi? No, nel senso che Illustrator, cioè, diciamo, dipende dalla complessità del programma. Non, cioè, voglio dire, non voglio scoraggiare chi utilizza, per esempio, software come Illustrator, ok? Con Illustrator si può impaginare. Il punto è che puoi arrivare fino a un certo punto, laddove nascono altre necessità, anche semplicemente per migliorare la tempistica, devi per forza andare in InDesign. Ecco, esatto. Giusto l'appunto che sta facendo Silvi. Parli anche di griglie? Sì, volendo parlo anche di griglie, anche se Illustrator ha una ottima gestione delle guide, però dentro InDesign chiaramente abbiamo qualcosa di un po', diciamo, diverso. Ok? Allora, detto questo, io adesso attiverò lo screen sharing e vedremo insieme direttamente il mio InDesign all'interno del computer. Ah, dimenticavo, dentro questo webinar io non utilizzo la versione CS6, ancora non l'ho implementata in nessuno dei webinar perché la maggior parte di voi ha di solito le versioni CS4 o CS5. In InDesign, però, attenzione, io vi consiglio di eventualmente lavorare nella versione 5.5 almeno. Sapete perché? Perché in pratica la versione 5 e la versione 5.5 differiscono per alcune piccole impostazioni sull'esportazione,
soprattutto lato multimediale e progetti EPUB. Non entro nel merito perché in realtà è un argomento che si affronta quando si fanno i webinar sugli iBook, per capirci, e gli ebook, gli iBook e gli ebook. In pratica si tratta di una questione, di un problema legato anche alla codifica dei file in EPUB. È una vecchia questione, diciamo, non entro nel merito, poi leggerete qualche articolo quando domattina pubblicherò le slide con il link al seguito. Però vi consiglio di lavorare, se possibile, nella versione 5.5. Più andate indietro come versione, minori saranno gli strumenti a vostra disposizione, anche in termini, per esempio, di integrazione del video all'interno del PDF. Da febbraio in poi, una volta che a gennaio avremo tenuto i corsi in aula su Photoshop e in Illustrator, quindi non è un caso che abbia scelto questa settimana di dedicarla in design, proprio perché sto cercando di creare, insomma, una sorta di percorso completo. E a febbraio faremo di nuovo comunque un webinar su InDesign e su altri software, approfondendo il discorso sulle versioni CS6. Ok? Riguardo la versione CS6 InDesign, sai se per caso nelle esportazioni di riviste multimediali ci sono novità? Tipo aggiunte di funzioni come My Volantino, Media World. Aspetta che vado a vedere, ma penso di capire a cosa ti riferisci. Cos'è uno sfogliabile, immagino? Infatti, in realtà, Emanuele, questa funzionalità esiste già in InDesign da CS4, se non ricordo male, e ne parleremo. Ah, tu dici della funzione zoom? Beh, in realtà credo che, diciamo, dovresti esportare sulla CS6. Mi sembra di non aver visto la funzione zoom. Di solito, comunque, è un qualche cosina che magari si aggiunge con altri plugin, altre funzionalità. Devo controllare per la verità, perché io utilizzavo una sorta di plugin aggiuntivo e o ripassavo il progetto attraverso uno script in Flash, se non ricordo male. Però sì, in effetti, comunque, insomma, eventualmente do un'occhiata, magari, e questa cosa qui vi faccio sapere. Al limite, se vuoi, domani o dopodomani, scrivimi qualcosa della fanpage, così rispondo e tutti leggono la risposta. Ok? D'accordo? Figurati. Allora, quindi dicevo, adesso attiverò lo screen sharing e partiremo insieme a seguire lo studio del layout e la proposta, ecco, di un... diciamo, dell'interfaccia e delle funzionalità di InDesign. Prima di tutto, quanti qui tra di voi utilizzano InDesign e chi non lo utilizza? Scrivete sì e no se l'ho utilizzato o se non lo utilizzate. Giusto per farmi un'idea. Ok, quindi diciamo che comunque siamo un 60-40, un 65-35. Ok, va bene. Così era giusto per farmi un'idea. Allora, attiviamo lo screen sharing. Attimo di pazienza che parte lo screen sharing. Ecco, mentre fra l'altro parte lo screen sharing, immagino che mi sentiate comunque. Sul discorso, per esempio, delle versioni, vi posso garantire che in realtà moltissime agenzie di comunicazione non sono sempre già, come posso dire, pronti, tra virgolette, alla rivoluzione. In che senso? Mi è capitato di formare delle persone che lavoravano per grossi brand nazionali e internazionali che avevano all'interno dell'agenzia in realtà delle versioni di InDesign obsolete. Mi è rimasto impresso, ad esempio. Screen sharing has started. Allora, aspettiamo che nel frattempo. Screen sharing has Ecco. started. Dicevo, mi è rimasto impresso, ad esempio, un grosso brand, che non vi dico chi è, che mi chiamò per fare la formazione a quattro elementi del loro staff. Eravamo a CS4 e stava uscendo la 5 e loro lavoravano in InDesign CS2. E vi posso garantire che le prime versioni di InDesign erano
erano simpatiche, funzionali, ma nelle prime versioni non eravamo neanche lontanamente a livello di Express. Dopo la fusione con Macromedia, Adobe ha cominciato a coordinarsi un po' e ha prodotto delle versioni di InDesign via via migliori. E se loro lavoravano su riviste e giornali che voi leggevate quotidianamente dall'edicola con una versione, tra virgolette, obsolete, diciamo che significa che non è strettamente indispensabile possedere l'ultima versione del software. È importante per stare al passo con i tempi, sicuramente, poi dipende anche dal lavoro che fate. Però sapete benissimo che io sono contrario a quelli che dicono esce la nuova versione del software, vado subito ad acquistarla, perché è un business che sta dietro ovviamente a chi produce questi software, ogni anno rilasciare comunque una nuova versione, aggiungendo magari pochi elementi e pretendendo da voi che si abbiano degli strumenti anche in termini di hardware sempre più potenti. Ripeto, è un business, quindi non cascateci così facilmente, ok? Mi sentite? Ok, avete sentito tutta la supercazzola sulla versione del software o me la sono cantata e suonata da solo mentre partivo lo screen sharing? Ah, ok. Ma ripeto, va bene anche stare. Ecco, io l'unica cosa che vi consiglio è di non andare, di non restare troppo ancorati alle vecchie versioni. Semplicemente perché, ecco, saltare una versione ci sta. Saltarne due o tre già è diverso, quindi CS4 ci può anche stare. Adesso, per esempio, Adobe sta spingendo al passaggio da CS4 a CS6, è ovvio perché vuole piazzare la sua CS6. Io vi dico, per esempio, adesso diciamo, ci sono le versioni 5.5 che per qualcuno può essere utile avere. Lavoriamo comunque con lavoreremo con la CS6 più avanti, ok? Perché, ripeto, ci sono anche necessità di hardware, quindi senza prendersi troppo in giro, soprattutto in periodi di crisi, io vi posso spingere ad acquistare le licenze originali, vi posso spingere a prendere i servizi cloud con annessi e connessi, ma non posso pretendere che ciascuno di noi vada ad acquistare ogni volta che esce fuori la nuova suite, la nuova licenza e magari cambiarsi anche il computer, ok? Quindi non entrate nel panico quando non avete l'ultima versione. Su InDesign, dico questa cosa, poi veramente chiudo e partiamo con la lezione. Su InDesign, ripeto, ci sono alle volte degli elementi che ci spingono al passaggio di versione, come quella della 5.5 di cui vi ho parlato. Ma quando, per esempio, sento gente che dice che per lavorare su Photoshop e in Illustrator ha bisogno dell'ultima versione, viene un po' da ridere perché alla fine di tutti gli strumenti potentissimi che abbiamo a disposizione. Alla fine, spesso e volentieri ne facciamo a meno perché comunque la tecnica di produzione grafica è quella. È chiaro, ci sono degli strumenti che ci aiutano, ma quando parliamo di grafica pura e semplice, insomma, il concetto cambia. E è vero assolutamente il discorso che se ho una licenza regolare, l'upgrade mi costa di meno, è vero. Il problema, sai qual è, Ciccio? La questione dell'hardware che dicevo prima. Nel senso che comunque alla fine se non hai un sistema operativo adeguato, inevitabilmente il software non ti girerà al meglio, prenderà molte più risorse, quindi bisogna ragionare un attimino e capire in che situazione ci si trova. Io per esempio nel passaggio alla CS6, sì, ho dovuto praticamente raddoppiare la RAM dell'iMac. E fare un paio di modifiche perché mi ero accorto che il flusso, diciamo, di lavoro era rallentato quando utilizzavo la suite CS6 e il mio era un iMac, attualmente adesso è vecchio di un anno e un mese, ma beh, un iMac 27 pollici vecchio di un anno e un mese, che fai? Lo butti. Quindi quando poi a un certo punto ci sarà ovviamente la necessità di utilizzare la CS7, la CS8 per così dire, avrò già cambiato computer, è normale, però ecco, non facciamoci gabbare. Ripeto, dal principio per il quale esce un nuovo software e tutti andiamo a prendere l'ultimo software. Dipende dal lavoro che facciamo e dalle reali necessità. E guarda, io Beppe qui sul mio iMac c'ho, non mi ricordo se 16 o 32 giga di RAM. E comunque, insomma, anche su quello, sul portatile, con Snow Leopard ho solo 8 giga di RAM perché il portatile più di quello non sosteneva. E mi trovo bene a lavorare con la CS5.5, per esempio.
Allora, ti dico, la CS5.5 l'ho provata su quel computer. La licenza che ho preso CS6 l'ho montata su iMac. Per cui non ti so adesso dire come poteva andare sull'altro computer. Però devi considerare, ecco, non dobbiamo pensare solo al singolo software aperto. Chi lavora apre almeno due o tre software. Quindi la potenza necessaria dell'hardware è sempre in rapporto al nostro flusso di lavoro personale. Io, capirai, l'avete visto quando ho attivato lo screen sharing, lavoro con 300 pagine di Chrome aperti, InDesign, Photoshop, Dreamweaver, l'FTP aperto, magari c'ho il programma, la suite Office che sta facendo i fatti suoi, alla fine. Ecco, poi c'è Albe che vi sta già consigliando che con 8 giga il Mountain Lion non dovrebbe avere problemi. Esatto, anche quello ci sta, perché mentre lavoriamo, seguiamo queste cose. Ok. Allora, direi che possiamo iniziare. Mentre scorrerò le pagine, quindi mentre muovo il mouse, sapete che in versione screen sharing, da quando la mia linea ha cominciato a fare le bizze, la voce, l'audio, la mia voce, quindi la sentirete un po' ridotta. Quindi cercherò comunque di limitare al minimo le cose che dico mentre muovo il mouse o cambio pagina, quindi poi mi fermo un attimo e riprendo a parlare. Quindi, se non mi sentite alle volte, è solo perché mi sono fermato un attimo nelle transizioni di pagina. Allora, il layout riuscite a vederlo bene nella sua interezza? Eccoci qui. Perfetto. Allora, quello che avete davanti è il classico layout di InDesign. La struttura del layout di InDesign ricalca chiaramente un po' quelle dei software Adobe, ma ha alcune particolarità che ci spingono a avere una necessità di spazi disponibili sul nostro schermo diversa, maggiore rispetto a quello che facciamo con Photoshop e Illustrator. Spiego perché. Innanzitutto, notiamo che la barra di stato, che sarebbe quella che vi sto indicando col mouse, è molto più ampia e ricca di strumenti. E in effetti, a differenza degli altri software dove è decisamente la metà, lavorando in InDesign, bisogna sempre tenere d'occhio quella barra perché ci offre una serie di agevolazioni di strumenti rapidi che ci facilitano il compito, mentre produciamo il nostro file. Quindi, abbiamo già una barra un po' più consistente. Però ho detto che la necessità in termini di spazio, quindi la grandezza dello schermo, gioca un ruolo importante per due motivi. Il primo perché quando lavoriamo con InDesign non è difficile che ci si ritrovi a lavorare con le cosiddette pagine affiancate. Cosa sono le pagine affiancate? Dentro InDesign, se devo produrre una rivista, posso progettare, entro certi limiti, poi vedremo quali accorgimenti utilizzare. Posso progettare, per esempio, le due pagine affiancate per dare continuità alla grafica da una pagina all'altra. Avete presente le pagine, gli spillati, le riviste dove c'è una grafica che parte dalla pagina sinistra e si sviluppa a quella destra? O le foto, per esempio, che sono a cavallo della cordonatura, della spillatura e così via. Bene, lavorando con due pagine affiancate si ottiene qualcosina di interessante, cioè si ha un impatto di massima della pagina diverso. Ma non è finita lì. Dentro Photoshop e Illustrator, i pannelli che utilizziamo, cioè quei pannelli flottanti che avete sulla destra, sono solitamente gli stessi, cioè tranne necessità particolari ne apriamo tre o quattro, quelli del testo, quelli del colore, gli stili di livello, i pannelli di regolazione e così via, e li lasciamo lì. E di tanto in tanto apriamo quelli che ci servono sul momento. Quando si lavora in InDesign, invece, non facciamo altro che saltellare da un pannello all'altro. Cosa che ci spinge ad avere molti più pannelli aperti contemporaneamente all'interno di InDesign. La cosa più rapida che vi consiglio di fare, perché comunque in generale vi facilita il lavoro a tutti i livelli, è di lavorare magari con un doppio schermo, un piccolo investimento per aggiungere uno schermo aggiuntivo al vostro computer e al vostro, diciamo, attuale, alla vostra attuale dotazione, e molti grafici in pratica utilizzano il secondo schermo solo per le palette degli strumenti. In tante agenzie ho visto utilizzare gli schermi addizionali, dei banalissimi 21-23 pollici, poi secondo comunque la disponibilità economica, per avere in pratica lo schermo libero da questi pannelli.
Potrà sembrare, ripeto, una banalità, ma credetemi, quando si lavora bisogna anche mettere noi stessi in condizioni di lavorare bene. Il che significa che avere uno schermo troppo pieno di pannelli non ci offre una chiara prospettiva del progetto che stiamo seguendo. In effetti, capisco che oggi il livello economico disponibile, insomma, sia molto basso per tutti, assolutamente. Però se avete la possibilità, magari rinunciate a 3-4 serate in discoteca, in pizzeria, al weekend fuori, acquistate un monitorino, credetemi, ne avrete solo vantaggi, ok? Sì, io in effetti da sempre, cioè, anche quando, prima di avere il 27 pollici del Mac, in realtà ho sempre utilizzato uno schermo aggiuntivo, non me ne sono mai pentito, ok? È un investimento che fate su di voi. Quindi, come vi dicevo, ve ne accorgerete mano a mano lavorando in InDesign, le necessità in termini di spazio aumentano. Chiarito questo passaggio, il resto del layout, bene o male, è del tutto simile al layout di Photoshop e Illustrator, cioè menu in alto, barra di stato con tutti gli strumenti addizionali che cambiano man mano che scelgo strumenti diversi. A sinistra la barra degli strumenti, questa, il classico menu flottante, e a destra tutti i vari pannelli. Allora, prima di tutto, iniziamo a configurare il layout in InDesign secondo le nostre necessità. Un'opzione che da un paio di versioni è stata aggiunta da Adobe, che fa il paio con il concetto del doppio schermo, cioè Adobe vi dice non tenere 100 pannelli aperti, utilizza le funzionalità che sai ti siano, che sai esserti necessarie per lo sviluppo del tuo progetto, ok? Guardate in alto a destra, esattamente come avviene negli altri programmi, abbiamo una serie di preimpostazioni che ci offrono già una mezza idea delle potenzialità di InDesign. Io posso in effetti predisporre i miei pannelli in modalità base, sarebbe il classico Essential, in modalità avanzata, in modalità libro, il che significa avere dei pannelli particolari, in modalità interattiva e così via. Quindi configuro il mio spazio di lavoro adattando il mio layout, appunto, anzi la mia impostazione del software, piegandola alle mie necessità. Tenete anche conto di una cosa importante che nelle versioni CS5 e CS5.5 non accade in Photoshop e in Illustrator. In InDesign avete anche questa vocina, resetta, con il nome dell'impostazione che avete scelto. Semplicemente, quando voi scegliete un tipo di layout e muovete i pannelli, InDesign si ricorda di dove avete lasciato della posizione dove avete lasciato i vostri pannelli. Quindi, quando lo riaprirete e andrete in modalità Essential, vi farà vedere i pannelli esattamente dove li avevate lasciati. Se volete dare una pulita, resettatelo con quel comando e via. Andiamo invece al pannello degli strumenti. All'interno del pannello degli strumenti, in effetti, ci troviamo davanti a un pannello molto simile a quelli che abbiamo visto in passato. Anche in questo caso, vi ricordo che abbiamo degli strumenti che sono accompagnati da piccoli triangolini, puntini, in basso a destra. Vi ricordo che quando troviamo una zona del nostro software con questi pallini o puntini o triangolini, chiamateli come li volete, cliccandoci dentro e tenendo premuto, fuoriescono le funzionalità aggiuntive. Ed è importante conoscere queste funzionalità perché, come dico spesso, non avete idea quanti grafici ignorino l'esistenza di funzionalità aggiuntive dietro il pulsante. Per qualcuno sarà banale, ma vi garantisco che tenendo lezioni, insomma, da anni, mi sono reso conto che è uno degli accorgimenti semplici, ma che in tanti magari ignorano, ok? Quindi fate sempre attenzione all'esistenza di questi pulsantini. Come per Illustrator, all'interno della barra degli strumenti abbiamo due riferimenti cromatici, la traccia e il riempimento. Per chi non lo sapesse, traccia e riempimento sono sostanzialmente due caratteristiche degli oggetti grafici. Con uno, in pratica, si può decidere la colorazione interna, al perimetro di un oggetto. Disegno una sfera, deciderò dentro se ha una tinta piatta, una sfumatura e così via. Con la traccia posso definire invece spessore e sostanza, anche a livello cromatico, del perimetro. E all'interno di InDesign questo tipo di
impostazione è rimasta proprio perché, come scopriremo più avanti, torna molto utile e perché, come dicevo, in design si ispira nelle funzionalità ad Illustrator. Poco più in basso, a chiusura del pannello, abbiamo anche un paio di pulsanti molto molto interessanti che vedremo più avanti che cosa servono e che ci offrono una sorta di anteprima al volo del progetto che stiamo sviluppando. È molto importante conoscere e sapere l'esistenza di quei pulsantini perché, a differenza degli altri progetti, in InDesign è fondamentale avere idea di quello che si sta progettando, potendone osservare una piccola anteprima, e quei quattro pulsanti ci mettono in condizioni di farlo. Sulla destra ecco qui. Ok, no, no. Noto che mi seguite sempre quando dico le cose. Ho detto che quando mi muovo all'interno del layout mi zittisco perché altrimenti l'audio vi arriva distorto. Quindi quando non mi sentite ma vedete che sto facendo qualcosa, soprattutto se mi sto muovendo, è solo per quello, ok? Cioè mi zittisco io, non dico niente perché altrimenti l'audio vi arriva distorto, ok? Quando poi cambierò finalmente sta mia maledetta connessione, magari ne riparleremo, d'accordo? Ok. Allora, quello che ho fatto è mettere in evidenza. Sì, Antonio, fammi un attimino completare questo piccolo passaggio, perché poi partiamo con la creazione di un file, così vi do la possibilità di aggiungere delle domande. Allora, dicevo, i pannelli che ho messo in evidenza, in pratica sono alcuni tra i classici pannelli di InDesign. Dentro InDesign ci sono dei pannelli che utilizzeremo a prescindere dal progetto sempre e comunque, e altri che poi piano piano vedremo saltano fuori in diversi momenti delle fasi di produzione. Però volevo passarvi un attimo il concetto di base fondamentale per l'approccio di InDesign. Voi sapete, per esempio, seguitemi bene, dove non sono chiaro, me lo dite e ripeto. Voi sapete che in Photoshop avete la classica gestione a livelli, cioè create quanti livelli volete, gruppi di livelli, livelli nidificati, quello che vi pare e piace, e dentro ogni livello ci buttate un certo numero, un elemento grafico, giusto? Quando poi manipolate quel livello, tutti gli elementi grafici contenuti in quel livello, che ne so, un'immagine, una pennellata, eccetera, subiscono le modifiche che il livello subisce. Ci siamo? Quindi se io faccio su Photoshop una palla e una pennellata su una foto, tutto si trova magari sullo stesso livello, può capitare. E se modifico quel livello, i tre oggetti, palla, fotografia e pennellata, subiscono le modifiche. Sì, è normale, Stefania. In questo momento sto mettendo al centro più o meno i pannelli. Quindi in Photoshop, il livello praticamente può contenere n oggetti grafici che subiscono tutti la stessa, modifica quando tocco faccio una modifica al livello. In Illustrator, la gestione dei livelli va un po' oltre, perché dentro ciascun livello possiamo ottenere una serie di elementi a nostro piacimento e possiamo eventualmente decidere di applicare, per esempio, ad un insieme di elementi o a tutto il livello un effetto grafico, per esempio. Però Illustrator ci offre già un dettaglio degli elementi differente, cioè ci permette eventualmente di gestire una precisione differente rispetto a Photoshop. Questi due concetti all'interno di InDesign vengono ulteriormente potenziati. InDesign, in pratica, ha una cosiddetta gestione di pagina ed è il primo pannello che vedete qui a fianco. All'interno della gestione di pagina, io posso creare tutte le pagine del mio pieghevole, della mia rivista, del mio libro e all'interno di ogni pagina posizionare una serie di elementi decidendo eventualmente che un elemento X in una pagina stia sopra o sotto un altro elemento. Dovete immaginarvi dentro ogni pagina come se ci fossero dei sottolivelli, tra virgolette,
E noi possiamo movimentare gli oggetti, poi adesso vi farò vedere a livello pratico. Dentro ogni pagina io posso movimentare gli oggetti come mi pare e piace. Quindi mettere per esempio prima l'immagine sopra il testo, poi cambio idea, gli metto sotto il testo e sopra l'immagine. Tutto nella stessa pagina. Ma dentro InDesign la gestione dei livelli esiste? Sì. Allora, in pratica, dicevo, InDesign raccoglie un po' entrambe le logiche di gestione dei livelli, offrendoci qualcosa in più. E cioè, quando noi lavoriamo sulle singole pagine, poi tra poco vedremo come, io dentro ogni pagina, immaginati la pagina di una rivista, posso avere tanti oggetti, blocchi di testo, oggetti grafici, fotografie a corredo dell'articolo, didascalie per l'articolo e così via, e tutti dentro la stessa pagina. Ogni volta che mi trovo su una pagina, io posso decidere il modo, l'ordine di visualizzazione di questi oggetti sulla pagina, perché può capitare che io, ad esempio, voglia l'immagine sul testo o al di sotto del testo, per n motivi, dentro quella pagina. Bene, le pagine di cui sto parlando sono quelle che vedete nel pannello pagina. Voi qui dentro, dentro questa pagina selezionata, la pagina 1, non trovate un elenco dei contenuti, ok? Semplicemente io posso andare a buttare dentro questa pagina n oggetti grafici. E poi decidere, ripeto tra poco, vi farò vedere a livello pratico, e poi decidere quale sta sopra e quale sta sotto. In realtà, però, dentro InDesign esiste la possibilità di giocare con i livelli e la devo mettere in evidenza questa esistenza perché, sempre dai corsi che faccio, mi sono reso conto che molti grafici non hanno idea dell'esistenza dei livelli dentro, dei livelli veri e propri dentro InDesign. Livelli che voi trovate all'interno del secondo pannello che si chiama Layers, cioè proprio livelli. Scusatemi un attimo. Maledetta tosse. Se dovessi morire, vendicate la mia morte. Ok, dicevo, quindi oltre alla disposizione degli oggetti nella pagina, abbiamo anche la possibilità di gestire i livelli, che sono, diciamo, che in qualche maniera spesso purtroppo tanti grafici ignorano. Che significa? Significa che è come avere una sorta di doppia gestione, di doppi livelli all'interno della gestione del file. Ora vi sarà chiaro tra poco quando andremo a fare l'esempio pratico, però il concetto è questo. Sapendo che io ho due binari diversi per gestire il modo in cui i file vengono sovrapposti, ne avrò un doppio vantaggio. Sapete perché? Seguitemi bene e poi vi do la parola. Grazie alla prima gestione, cioè il disporre gli oggetti sulla pagina, sopra e sotto, io decido, per esempio, come eventualmente rendere visibili i blocchi di testo, le immagini e così via. Quando però si lavora in InDesign, si tende a seguire un approccio diverso sfruttando il secondo binario, quello dei livelli che vedete qui. Fra l'altro, vi faccio notare che ogni livello ha il suo colore di riferimento: blu, rosso, verde, ok? A che serve? Quando si progetta in InDesign, sapete cosa si fa? Man mano che si crea il file, si distribuiscono i contenuti non per pagina, ma per livello. Che significa? Significa che ogni volta che inserirò delle grafiche di sfondo della pagina, ok? A prescindere del numero di pagine in cui mi trovo, 1, 2, 3, eccetera, posizionerò gli sfondi della mia pagina direttamente sul livello 1. Sul livello 2, che posso rinominare a mio piacimento, ci inserirò, ad esempio, solo le fotografie di accompagnamento all'articolo. Nel livello 3 solo i blocchi di testo, quindi seguitemi un attimo, adesso vi rispondo. Nella pagina 1, 2, 3, 4 fino a pagina 100, tutti i contenuti saranno sempre strutturati nello stesso livello. Il testo di pagina 1, il testo di pagina 4, il testo di pagina 99 si troverà sempre nel livello 3. Le fotografie si troveranno sempre nel livello 2, ok? D'accordo? Allora, questo, diciamo, è Francesca di solito il consiglio, cioè se InDesign vi dà questa sorta di doppia gestione, è solo per una comodità vostra. Sì, adesso lo rispiego, magari faccio anche un esempio, dai, anche se l'esempio era più avanti, però ve lo faccio direttamente adesso.
Allora, guardatemi un attimo. Tenete d'occhio la pagina 2. Vado a creare adesso un oggetto e cercate di notare il livello sul quale io mi trovo. Sono all'interno del livello 1 e creo un oggetto grafico, ok? Questo blocco nero, ok? Questo blocco nero si trova all'interno di pagina 2. Adesso qui l'anteprima lo dovrebbe far vedere, non so perché non aggiorna l'anteprima. Vabbè, non aggiorna l'anteprima, però qui voi dovreste vedere il quadratino. Ah, giusto, che imbecille. Giusto, Antonio, grazie. Che imbecille. Ok. Sì, mi diceva giustamente Antonio, io stavo lavorando fuori dal foglio, per questo nell'anteprima non lo mostrava. Allora, dicevo, ho creato questo mio quadrato e lo vediamo all'interno della pagina 2. D'accordo? Ok. Mi trovo all'interno del livello 1 e se vado effettivamente a vedere il dettaglio, dentro il livello 1 è riportato un oggetto che si chiama rettangolo contornato dalle guide di colore blu, perché ci troviamo nel livello di colore blu. In effetti, adesso qui col nero si vede poco, magari cambio il colore così si nota un po' di più, ecco fatto. In giallo si nota che la guida di contorno dell'oggetto è blu, come blu il livello. Ora io dentro praticamente questo, lo stesso livello 1, guardate bene, dentro il livello 1, creo un secondo elemento sempre all'interno del livello 1, sempre all'interno della pagina 2. Quindi in realtà siamo sempre nello stesso punto. E in effetti all'interno del livello trovo il secondo rettangolo e posso decidere che questo rettangolo sia sopra o sotto l'elemento principale. Ok? Ok. Ora, chi non conosce, seguitemi bene, chi non conosce l'esistenza dei livelli, cosa fa? In ogni singola pagina butta tutto dentro lo stesso livello, il che non è un errore, attenzione, cioè non sto dicendo che sia un errore avere tutto su un singolo livello, perché come vedete, come capita in Illustrator, io poi li posso manipolare, d'accordo? Il punto però qual è? Che in InDesign abbiamo detto che è uno strumento più strategico degli altri. Ora, supponete di aver creato una rivista da 50 pagine, ok? E a voi interessa, per esempio, manipolare solo il layout, solo la grafica, solo il testo, per n motivi. Sto facendo un esempio basilare. E andare ogni volta a scandagliare i tanti livelli a disposizione all'interno di ogni singola pagina vi mette in condizioni di dover perdere tanto tempo. Dovete immaginare che quando si fa, per esempio, una rivista direttamente progettata in InDesign, si possono avere tanti blocchi diversi di testo, tante immagini, a corredo di ogni immagine una didascalia, che significa un oggetto grafico a sé stante, poi magari magari anche avere un colpo di tosse nella pagina e valla a beccare il colpo di tosse nella pagina insieme al rettangolo e alla foto e così via. A questo punto, quindi, interviene la gestione strategica dei livelli addizionali. Vediamo che cosa sono. Copio il mio rettangolo, mi posiziono sul livello 2 e vado ad incollarlo. Vi faccio notare che nel momento in cui lo incollo, il rettangolo giallo viene raccolto in un box dalle linee rosse perché ci troviamo nel livello rosso. Ok? Ora, queste due figure iniziali non possono andare a essere a sovrastare il nuovo box. Non vedi il rettangolo giallo? Ok, lo facciamo allora al rosso. Ok, no, però col rosso non vedete. Ecco, facciamo così. Così lo vedi? Riuscite a vedere il giallo? Adesso torno indietro sulle. Come? Ah, tu. Ah, già giusto, quello di sotto giallo. Vero. Ok. Ok, li vedete tutti e tre i rettangoli? Adesso poi torno indietro sulla domanda alla quale ha già risposto Renato, però giusto per andare per gradi. Allora, dicevo, lo scopo di questa attività è essere innanzitutto da un lato organizzati, dall'altro essere sempre sicuri che l'elemento che si trova sul livello 2
non finisca mai sotto alle immagini. Ora, è chiaro, ogni volta che lanciamo un progetto è normale che facciamo delle prove di stampa, soprattutto se abbiamo a che fare con delle riviste. Ci sono le cianografiche, che sono delle bozze, tra virgolette, particolari e così via. Il punto però qual è? Che bisogna lavorare in maniera organizzata. E quello che a me hanno insegnato e che io giro a voi consiste nella strategia di fondo, cioè nel gestire i singoli contenuti per tipologia di livello. Io solitamente se faccio, ripeto, se lancio un progetto, vado in pratica a scegliere per il livello base, ad esempio, elementi di layout o i classici background di pagina, magari degli sfondi banalissimi. Nel livello 2 ci metto, per esempio, immagini e didascalie, nel livello 3 solo il testo. Si tratta di un metodo di lavoro che ci permette di lavorare in maniera pulita, anche in fase di revisione finale o di modifica del progetto. Voi potete poi creare quanti livelli volete o anche non crearne affatto, però se lo fate come scelta è un conto, se lo fate perché non sapete che magari può convenire avere questo tipo di gestione è un altro paio di maniche. Anche perché, ripeto, nel momento in cui io ho bisogno di selezionare tutti gli oggetti presenti in un certo livello, faccio come facevo su Illustrator, clicco, avete visto dove ho cliccato e si sono illuminati tutti i quadratini? Clicco sul quadratino al lato e tutti gli oggetti del livello rosso o del livello blu vengono istantaneamente selezionati, eventualmente dandoci la possibilità, per esempio, di andare a gestire all'interno di determinati elaborati avanzati una modifica di massa entro certi limiti. E qui giustamente la domanda alla quale ha già risposto Renato, adesso vi do la parola, dico questa cosa, chiedeva, aspettate che leggo lì, dove diavolo è? Non riesco a trovare adesso la domanda che qualcuno di voi aveva fatto, cioè qualcuno di voi poco fa ha scritto, ah, così avendo tutti i testi, per esempio, all'interno di un livello, modifichiamo in un colpo solo la grandezza del carattere di tutti i testi, eccetera. Ha già risposto Renato e la risposta è no, cioè per la gestione del testo, ok, per la gestione del testo scopriremo più avanti che esistono delle cose migliori che si chiamano stili di paragrafo o stili di carattere. Però questa è una cosa che poi approfondiremo adeguatamente nella lezione avanzata. Stasera la vedremo, ma stili nidificati e quant'altro li vedremo giovedì. Cos'è che ha scritto Ciccio? Ma se il layer 1 è lo sfondo, non dovrei vedere i rettangoli ivi contenuti? Aspettate che ivi contenuti in ogni pagina da 1 a 99 come sfondo? No, attenzione, perché in realtà quello di cui stai parlando è... allora, la domanda di Ciccio, cioè il fatto di avere un oggetto che si ripete nelle pagine, lo vedremo tra poco dopo la pausa, cioè si sta riferendo alle cosiddette pagine mastro. Altra particolarità che vi facilita tantissimo il lavoro, a differenza di Illustrator. E per capirci, le pagine mastro vi permettono di applicare uno stesso elemento grafico come sfondo fisso a un certo numero di pagine, ok? No, Carlo, ci arriveremo tra poco. Gli elementi nidificati sono una cosa un po' diversa, ma ci arriveremo tra poco. Allora, adesso, prima di fare la piccola pausa, c'era qualcuno che doveva fare una domanda, e se qualcun altro ha qualche domanda, la faccia pure. Io metto un attimino in stop lo screen sharing, anzi no, perché altrimenti se vi devo far vedere qualcosa... Sì, elementi di sfondo, vabbè, comunque adesso poi li vedremo piano piano. Allora, Antonio, ma ho trovato la risposta nel frattempo, ok? Ok. Piero, con le pagine mastro si possono creare layout per ogni pagina da richiamare in automatico, esatto. Ok, domande su quello che abbiamo detto fin qui, anche se solo ovviamente una piccola introduzione in InDesign. Immagino si possa scegliere di avere un livello solo su alcune pagine e non su tutte, vero? Certo, assolutamente. Tu hai, in InDesign hai la massima flessibilità, sei tu che decidi cosa deve esserci in ogni pagina. Altre domande? In realtà Silvi, i livelli non li applichi alle varie pagine. Semplicemente se vuoi disporre un oggetto su un certo livello, come vedremo tra poco, selezioni prima il livello,
e dopodiché crei l'oggetto nella pagina. Io poco fa, per esempio, prima ho cliccato sul livello 2, poi ho creato il rettangolo che si è disposto in automatico sul livello 2 che avevo precedentemente cliccato. Come applico il livello? Ok. La gestione problemi in fase di stampa? E beh, questa è un po' prematura questa domanda, Francesca. C'è comunque una ottima gestione diciamo, del file in fase di esportazione, la vedremo poi tra giovedì e venerdì. Vi anticipo che però InDesign vi offre anche una sorta di test, passatemi il termine, per capire se nel vostro file c'è qualche problema di impostazione, immagini in RGB che magari non dovrebbero essere in RGB, incompatibilità di fonte e tutto il resto. E no, vabbè, questo adesso lo vedremo, Silvia, ma semplicemente vuol dire crearlo qui nella pagina. Però tra questo adesso ti sarà chiaro dopo, perché dobbiamo parlare ancora delle pagine mastro. No, attenzione, Ciccio. Allora, in realtà io per questo non volevo parlare dei livelli subito, non volevo rispondere a quella domanda, ma allora, per adesso fermatevi un attimo sull'idea dei livelli. Il concetto è questo: i livelli sono qualcosa super partes, all'interno dei quali ogni pagina della mia rivista può andare ad attingere un elemento, ok? Non sono costretto, anzi è sbagliato avere un livello per ogni pagina. Tutte le pagine della vostra rivista vanno ad attingere al livello corrispondente. Seguite il ragionamento che vi ho fatto prima, e cioè, se sul livello 1 gli metto sempre gli sfondi di pagina, se sul livello 2 gli metto sempre le immagini della rivista, allora, tutte le pagine della rivista andranno sempre a far capo per lo sfondo a livello 1, per le immagini a livello 2. E il gioco dei livelli consiste nel raccogliere, ad esempio, contenuti per categoria, ok? Indipendentemente dal numero di pagine che abbiamo. Quindi io potrei avere anche solo 3 livelli, un livello, due livelli, e tutti gli elementi presenti in ogni pagina depositarli su un livello, su due livelli o su tre livelli, secondo convenienze. Ok, però prima di vedere questa cosa, aspettate dopo la pausa, inizieremo un attimino a vedere nel dettaglio altri elementi, poi costruendo qualche altro oggetto all'interno delle varie pagine cominceremo a capirci un po' di più. Tenete conto che è solo la prima lezione, quindi cioè, ecco, datemi tempo di entrare un attimino nel merito. Prima dobbiamo dipingere il quadro, capire qual è la logica di InDesign e piano piano poi andiamo comunque a vedere degli oggetti. Quindi è necessario, ve lo dico per tutti, i webinar sono 3, ci sarà un motivo, ok? Sì, però ne parliamo dopo, Carlo, è una questione un po' diversa, un approccio un po' diverso. Ok? Allora, sono le 9 meno 10, facciamo pausa e ci rivediamo qui alle 9:05. Se qualcuno vuole un tè caldo, venga qua da me perché io, se no, la gola mi parte, quindi mi farò un tè caldo. A tra poco. Scusi.